Nona giornata del campionato Juniores Under 19, la formazione di mister Piccirilli conquista un punto contro il Matese. Primo tempo in affanno per i Lupetti che rientrano dagli spogliatoi sotto 1-0. La seconda frazione però è di tutt'altro copione, prima occasione per i Lupi al minuto 9, Giacai stoppa, dribbla, calcia, pallone murato, poi ancora sulla respinta la palla termina in corner. Ancora Lupi con braccia, bello il tiro in controbalzo, la palla esce di poco a lato. Al 25esimo grande occasione per gli ospiti, Lanfredi fuori dai pali, l'attaccante biancoverde prova da centrocampo, la palla esce di poco a lato. Ma i Lupetti ci credono e vengono premiati, passaggio filtrante verso Bucciero, un rimpallo favorisce il rossoblù e Giacai non sbaglia il gol del pareggio. Ancora pericoloso il campo basso al 40esimo, punizione filtrante al centro dell'area, la palla passa e per poco non entra in rete, da lì l'ottimo contropiede del Matese, lancio lungo, uscita di Lanfredi che atterra un biancoverde, cartellino giallo. Ancora Matese pericoloso con un calcio piazzato, Lanfredi in due tempi evita la beffa. Ma all'ultimo secondo l'azione per il rossoblù, contropiede, Di Maria per la Selva, apre per Antenucci che calcia, ma una grande parata del portiere evita il gol. Un punto per la formazione di mister Piccirilli che nel prossimo turno di campionato affronterà la Fragolese in trasferta. A fine gara le parole dell'allenatore in seconda, Gianguido Di Biase. Abbiamo trovato un po' di difficoltà nel primo tempo, soprattutto per il loro modo di giocare, molto stretti, erano chiusi. Noi cercavamo sempre di forzare la giocata, ciò che diciamo ci ha permesso di non giocare benissimo il primo tempo. Il secondo tempo un po' meglio, siamo riusciti a giocare, a trovare uomini tra le linee, abbiamo avuto anche qualche occasione, ma ci prendiamo un punto come giusto che sia. Dopo il primo gol subito diciamo che abbiamo alzato un po' il baricentro. Ovviamente le partite sono queste, si può vincere, si può perdere, è stato il pareggio. Per come l'ho visto io la partita è più che giusto. Prossimo avversario andiamo ad Afragola contro il Casalnuovo, una partita importante, se non sbaglio è prima in classifica, andiamo là a fare la nostra partita, sempre con le nostre idee e proviamo a cercare di portare a casa il risultato.